Ciao a tutti, questo è l'AOC I2481 FXH, un monitor da 23.8 pollici di diagonale con pannello Full HD a matrice AHIPS. È dotato di un rivestimento opaco leggero. Frontalmente si apprezzano da subito le cornici sottili, mentre nella parte inferiore sono presenti 5 tasti fisici per la gestione del menu interno. Nella zona posteriore invece trovano spazio 2 porte HDMI, una bugia, un'uscita audio per le cuffie e lo spinotto per l'alimentazione. Una particolare attenzione è stata riservata al design, con una base asimmetrica in metallo. Anche lo spessore è davvero sottile, merito del fatto che l'alimentatore è esterno. La base di sostegno però limita molto l'ergonomia, potendo offrire la sola inclinazione del pannello. Il monitor non ha particolari punti di forza, ma riesce a cavarselo bene un po' in tutti i campi grazie al buon pannello HIPS. La gestione delle sfumature non manifesta particolari incertezze, vista la profondità a 6 bit con frame rate control. La calibrazione di default e il contrasto sono buoni, ma l'uniformità potrebbe essere migliore. Alcuni fasci luminosi riescono ad apprezzarsi in particolari condizioni, proprio come durante la visione di film, vista la presenza delle classiche bande nere. Non è nulla di troppo evidente per quanto riguarda il nostro esemplare, ma forse le cornici sottili non aiutano. Nelle foto inserite nella recensione la situazione sarà sicuramente più chiara. Il monitor non offre soluzioni o tecnologie dedicate al gaming, come il supporto a G-Sync o FreeSync, ma le prestazioni sono comunque soddisfacenti. L'overdrive è regolabile su 4 livelli, che mostrano un buon salto nel passaggio tra l'uno e l'altro, e quello chiamato medio, e anche quello selezionato già di default, è probabilmente il più bilanciato. Questo è un rapido riassunto sulle caratteristiche del monitor AOC I2481 FXH, ma in descrizione trovate la recensione completa con maggiori dettagli e test. Da Extreme Hardware è tutto, un saluto da Andrea.